50 stelle. Tutti gli USA stato per stato insieme a Federico Buffa. Inizia oggi un nostro lungo viaggio nelle 50 stelle, nei 50 stati degli Stati Uniti con Federico Buffa, grande viaggiatore per professione e per diletto negli States e che è stato un po' dappertutto nei luoghi più discosti. Ogni puntata cercheremo di raccontare qualcosa anche di curioso per scoprire qualcosa di più su questo paese raccontatissimo ma che riserva sempre delle sorprese. E allora Federico, per cominciare oggi che stato abbiamo scelto come, diciamo, introduzione alla storia, a una sorta di storia alternativa americana? The Great State of New York. La porta d'ingresso, come si diceva una volta. Sì. Non sono arrivati lì quelli che per la prima volta hanno visitato il continente nordamericano, sono arrivati da altre parti. Si pensa che ci siano arrivati per primi i cinesi, certamente Eric il Vichingo, Colombo che sbagliò strada, però l'America moderna passa da lì. Si calcola che un abitante americano su quattro abbia un parente che sia arrivato tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento attraverso Ellis Island. Se avete visto il film Nuovo Mondo di Crealese avete un'idea di che cosa sia Ellis Island. È il porto di ingresso dove gli anglosassoni controllavano l'accesso quantizzato agli Stati Uniti. Nel film arrivano dall'Italia e, se avete notato, possono arrivare solo nuclei familiari. Le donne sole devono sposarsi praticamente all'arrivo, perché gli americani, puritani loro, non accettavano donne non accompagnate nel loro sistema. Ellis Island è costruita, è un atollo davanti alla città di New York, costruita, credeteci o meno, con i detriti della metropolitana, una delle prime del mondo. Lì l'America comincia, e quello che succedeva storicamente era che chi veniva dall'Europa declinava il proprio nome, ma spesso gli anglosassoni non erano in grado di scrivere quel nome in maniera corretta. Tutti i Brown, B-R-O-W-N, che vedete, sentite negli Stati Uniti, probabilmente non si chiamavano sempre Brown. Per esempio, erano Brown, scritto R-B-R-A-U-N, però a questo punto il funzionario lo trascriveva con la grafia anglosassone. Centinaia di migliaia di polacchi hanno visto il loro nome ridursi. Ebrei che provenivano dalla Russia hanno visto contrarsi il loro nome. L'America comincia lì e una mia amica, che si chiamava Katie Andrikowski, soleva dire che il nome originale probabilmente era molto più lungo e che il funzionario irlandese che per prima o per primo controllò il cognome di famiglia disse «I would rather have a whiskey», «vorresti avere un whiskey». Questo è molto americano. Questa è la storia di un paese che si è costruito annettendo, promettendo e gestendo speranze altrui e che è diventato quello che è oggi. Il grande stato di New York, della città magari parleremo dedicando delle altre puntate di questa rubrica alla città appunto di New York, però è un grande stato perché non c'è solo New York, ci sono altre città e altri luoghi interessantissimi da visitare. Esatto, la capitale non è New York, è Albany nella parte nord dello stato. Il luogo che volete vedere quando andate nello stato di New York è il Hampton, dove la New York bene va in vacanza su queste coste meravigliose con questo clima e questa luce fuori dal comune. Ed è comunque una zona del mondo dove sono passati in tanti, dove c'è fascino nell'esistenza più rispetto ad altre parti degli Stati Uniti. Vorrei ricordarvi che New York e lo stato di New York non è originariamente inglese, bensì olandese. I primi ad arrivarci sono gli olandesi. Quella zona non si chiama Nuova York, ma Nuova Amsterdam. Il governatore dello stato di New York, tale Peter Minuit, nel 1642 si compra quella che oggi sarebbe Manhattan, dando $24 in perline ai nativi americani. Quella zona oggi è praticamente il centro dell'universo. E anche Harlem, non a caso, si chiama Harlem. Abbiamo altri retaggi della cultura olandese. Avete presenti i pantaloni alla zuava? Quelli tipici degli olandesi. Si chiamano knickerbockers nel linguaggio anglosassone e americano. La scuola di pallacanestro di New York sono i New York Knickerbockers. Se andiamo fuori da New York, come dicevamo, possiamo visitare Albany, possiamo visitare altri luoghi, ad esempio Buffalo nello stato di New York, sì, però una delle città più fredde del mondo. Sì, è una delle più brutte, se devo essere sincero, e questo è un posto sintomatico degli Stati Uniti. Avete presente che l'architettura americana inizia veramente con Frank Lloyd Wright? Frank Lloyd Wright costruì una cosa bellissima a Buffalo, ci credete? L'ha buttata giù, ma come? Una cosa di Frank Lloyd Wright? Niente, questi sono gli americani. Concludiamo, come faremo in questa rubrica tutte le volte, scegliendo una musica che illustri, in questo caso, lo stato di New York. Io avevo pensato ai Velvet Underground o a Lou Reed o qualcosa del genere, ma se a Federico Buffa viene in mente qualcos'altro possiamo cambiare al volo.
Secondo me Billy Joe è New York State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or